Benvenuti in un nuovo video. Benvenuti raga in un video. Mamma mia raga. Mamma mia. Io ho paurissima. Praticamente ieri ho fatto un giro su Wish. Ieri era domenica, oggi è lunedì. E ho trovato le mystery box. C'era una di 8 euro, una di 5 euro e una di 1,50 euro. Tipo, le volevo prendere tutte e tre, solo che quella di 1,50 euro devo io andare a ritirare il negozio e non lasciamo stare. Comunque io ho fatto l'ordine delle due box e stamattina mi chiamo il corriere e devo consegnare una box di Wish. Io che pare che avevo trovato pure nome, Chiara Ambrosini, guardate, mi chiamo Chiara. Comunque raga, io qui ho con me la prima box, la seconda ancora non ce l'ho, quindi quando arriverà la incorporeremo a questo video. Ma raga, non ce la faccio per tenerla, non è vera. Io penso... Stavo alla terra che ci guardaccia. Allora, è scritto 5 elementi, quindi io presumo che sia la box alla fine di 4,50 euro, 5 euro. Quindi sì, all'interno ci sono tanti pacchettini, ve la faccio vedere così, anche se non c'è l'indirizzo mio di casa, solo che vabbè. Non aprire questo pacchetto senza il destinatario. Wow. No, ma subito la potevo ordinare. Quindi raga, io presumo sia cioè, della zona. Sì, sia della zona la persona che ha fatto questa box. Ok, vai. Cioè non era proprio un programma così no, di oggi. Assolutamente no. Quindi raga, fatemi sapere se vi può piacere come tipologia di video. A me tantissimo, quindi vai. Apri. Aspetta un attimo. No, no, rompi, non rompo. Ah, mi trovo puzze da pack. No, no. Non mi ci devo mettere qualcosa perché. I guanti? Sto facendo la mia utilizzare. Ovvio. Quanti pacchetti sono? Raga. Ma poi quello che non mi spiego è che noi abbiamo fatto l'ordine ieri pomeriggio. Quindi subito l'hanno incaricato. Cioè, non mi so. Ok, vai. Oh, apriamo, sì. Io apro questo. Quanti pacchetti sono? 5, sono 5 pacchetti. Okay, vai. Vado io. Ma che è la come? La come? Madonna mia, chi c'ha? Guarda che bella te oggi! No, mi esce qualche cover strana. Secondo me ho una vaga idea di chi possa essere questo venditore. Chi è? Lo cinese! Come ti immagini? Ma... iPhone 11! Che frasi, ma... Lui ci ho cattato l'iPhone 11, è pure carina. È caduta qualcosa sopra, qualche... Chiara, che è carina. La posso aprire? Mamma mia, ragazzi. Senti toccare. No, io penso veramente che non si riuscì. Ah, ma c'è una luna! Vedi che bisogna aprire. Dove, ragazzi, ragazzi, c'è una luna. Ma che è sta cosa azzeccata, proprio brutta. Va bene. Cioè, se non ci fosse stata sta luna era bellina. Cioè, ma ci vado, cioè non lo so. Perché hai un iPhone 11? Io lo spedisco. Ma nessuno ce l'ha l'iPhone 11. No. Ok, comunque però magari di chi possa essere stato. Che poi c'è, cioè, ma poi guarda le etichette. Cioè io non capisco. Non lo so, ma poi comunque vai, scegli. Ok, questo è caduto, quindi prendi questo. Io penso che questa sia quella di 4,50€, ma con forza. Vai, fai vedere quando apri e tagli. 4 euro. Non mi ricordo quanto l'ho pagata, 4,50€. Poco 4,50€, avevo così 5 euro. 4,50€ comunque. Che costava quella di 8. Che cos'è? Che cos'è, vai, cosa? Ma che cos'è? Madonna, ragazzi. Ma cos'è? Che cos'è di gomma? Vabbè, già che non ci stanno uscendo cose strane, cioè ringraziamo. Ya, bellillo però. Ya, carino, chi lo devo dare? Un ragazzo. Fammi vedere. Ya, però è fatto pure bene. Sì, sì, certo, un portagliere da 50 centesimi. Mi devo toccare. Ok, vai. Dai, alla fine però ci siamo. Io non lo so immaginare quella da 8 euro. Mamma mia. Io apro questo che... è un tappo, perché si vede. Maya. Io adoro però, ragazzi. Bello. Cioè, ma al di là che. Cos'è? Che cos'è? No, questo mi ha sbloccato proprio un ricordo. Ma quello sulle matite, dove si mette? No, era.
Cioè, prima si usavano in pratica, faccio vedere. Se li ricorderanno, vicino ai telefoni che ci stava. Ah, era il suo film. Però sta. Cioè, che si mette qua dentro? Forse la matita. Cioè, c'è un buco qua. uno qua. Ma che si mette? È un leone. Cioè, prima c'era Winnie the Pooh che teneva tutti questi cosi che si cambiavano. Raga, fateci sapere. Ya, però era 4 euro. 50 pure. No, però io adoro. Ma che adori? Ma sì. Come ok, vai. Ma quanti altri due? Altri due. Ma spero ci sia un pezzo forte, perché che sinceramente. Vai. Questo la trovo per ultimo, la trovo per ultimo. Quanto ne rompe? Per capire serie. Un no, altro di è la, no, è la stessa cosa, me lo sento. Cioè, a 4 euro. Ma solo qua fanno le cose. Ma chissà chi ha fatto. Ti oggi uno scrive se non sbaglio. Io ti cercherò. Ma cos'è? Qualcosa calamitato. No, questo. Che cosa. Aspetta, forse questo si chiude. Ma che? Non lo so. Non lo so. Cosa potrebbe essere? Non c'è neanche una spiegazione, una cosa. Su cose buttate così. Ne abbiamo tre. Prima per chiudere le cose. Cosa? Poi... No, non mi infettare la busta di patatine, grazie. No, facciamogli vedere. No, questo è qualcosa per chiudere. Per chiudere qualcosa. Raga. No, dobbiamo fare un attimo un esempio, perché... Vai. Questa cosa... No, perché giustamente è plastica, come si fa da te? Non si chiude però. No, non è cioè, no. Vabbè, però se prendi una busta fatta come si deve, no, questa mezza non si chiuderà mai, perché questa è sottile e via, cioè... Dobbiamo provare, ah! Vabbè, comunque... Utili! Lo sai forse per cosa? Forse per i fili del telefono? Forse le cuffie, per metterli... Se voi sapete a cosa serve, per piacere, ho bisogno del vostro aiuto. Perché non ho capito proprio, vabbè. Vabbè. Ultima, ultima poco. Io apro e guardiamo. Vieni, mazzi carta. No, spero non sia un mazzo di carte. Mazzo di carte napoletane, wow, io mi spacco. Cos'è? USB. Chi ha fatto i cinesi? Siamo proprio cinesi. Ma già quando la sita è uguale. No, yeah. Frate. Tutti questi strunzati ci ha messo. Almeno chi stia? Yeah, però ne vale la pena 4 euro. Ma stai pazziando. Cioè, tutte le altre ragazze che comprano le mystery box di 4 euro ci esce il mondo. Pure quello che l'ha spedito ci esce dentro. Cioè, voi sempre sfigate. No, dice, però ciao, questo ne vale la pena. Speriamo che funzioni. Sì, sì, ma mi sono un po' pure il telefono. Bello. Cioè, ho paura pure. Capo, hanno fatto pure bello, va. Vabbè, però già che ci è uscito questo. Yeah, meglio che si hanno mazzicato. Ma lo adoro, no, ma deve arrivare l'altra box perché altrimenti. Raga, io sto aspettando che la. Ti immagini questa. Cioè, ama questi cosi che ci ha messo qua. No. Però l'ha fatto un po' tecnologica questa. Ti immagini? Comunque ho capito chi è. Perché non. Per forza. Ma chi teneva lì? Cosa? Per forza proprio per lui. Lo sento proprio. Ti immagini questi qua di 8 euro? No. Comunque raga, io non vedo che arriva pure l'altra. Comunque alle altre 4 euro esce il mondo, cioè solo a noi è uscito con i debuti. E ora volevo prendere pure tipo su eBay, se me la pariamo. Quindi raga... mi fa paura però. C'è qualcosa di strano dentro, me lo sento. Vabbè raga, fateci sapere, ne aspettiamo la seconda parte, ve lo vedete. Spero sia più succulenta. Speriamo, però io mi sono divertita. Ok no, raga, vi lasciamo con la seconda parte. Benvenuti! Ah no, ma noi siamo venuti della seconda parte. Ok, sì. Ok raga, rieccoci con la seconda parte. Allora, sono praticamente trascorsi. Sono trascorse due settimane. Due settimane. Non dicono che... Ok,
Sono trascorse 2 settimane dall'ultimo box da 4 euro. Raga, io poi avevo già ordinato nel mentre un'altra che non è mai arrivata. Infatti portava consegna, ma è stato consegnato, ma anch'io. Quindi ho chiesto il rimborso, Wish ti manda subito il rimborso, un paio di giorni devi aspettare, però ti manda subito il rimborso. E quindi ho ordinato un'altra box da 7,60 euro. Wow. E vabbè, sopra c'è l'indirizzo, quindi non ve lo faccio vedere. Però dice Wish Milano, quindi proviene da Milano. Quindi apriamo questa box, ve la facciamo vedere com'è. Io spero solo che dentro non è che sta sparso tutto e non ci sono tipo i pacchettini. No, 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 penso ci siano i pacchettini. Sì, non lo so. Però dai, bella. Non ci stanno. Io sento una cosa, non lo so. Vai, apri. È tutta impolverata sta cosa, quindi. Allora, qua vediamo. Ma che cos'è? Ok, non guardare. No, la prendo io. Ho buttato così. Come dicevo io? Sì. Non guardare, wow, non guardare, non guardare. Ma cos'è sta? Che cos'è? Che sta scritto? Sexist. Why be racist, sexist, homophobic or transphobic when you could just be quiet? Che no, significa? Aspetta, che significa sta cosa? Raga, è una maglia, ok, bella frase. E niente, la qualità mi sembra anche buona, io non la apro perché anche no, forse questa qui è stata una maglia, secondo me sono andata a fare qualche... È bella pesante. Sì, sono andata a fare qualche tipo manifestazione, sicuramente. E quindi, eccola qui. No, metti tu le mani dentro. Io no, puoi... mi fa schifo. Pure a me. Io puoi, allora. Niente, questa cosa arrangiata. No, prendila tu. È una spazio. Wow, guarda, spazzola! Sempre su Wish l'ha presi! Sì! Non mi sembra usato, mi sembra non no, 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 è nuova. Ma chissà la mia dove sta? È un po' così. Eccola qui, raga, è una spazzola, dai, no. Serve sempre. Va bene. Aspetta. Anche se io vedo poche cose. Poi apri io. Tu. Ma che cos'è? È una penna. Io ho un taglierino. Penso di sì. No, non fa senso. Comunque non si fanno così le mystery box. Ma quello è. Attenta a non tagliarti se dovesse essere un taglio. Sensitive range. È una ma se tiro pure ti prende la scossa elettrica. Warning, read manual test before using. Che cos'è? Si deve leggere qualcosa prima di utilizzarlo. No, no, io pure! C'è pure un tasto! Ah, no, forse no, dovresti cliccare il tasto. E se vibra? No, no, no. Paura. Comunque, raga, diteci che cos'è. No, 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 non è niente. Ah! Scusa. Ah, raga, è un coso del genere. Ma poi è pericoloso. Se c'è una 3 ore. No, no, facciamo attenzione a su. Raga, non so se voi sapete... Se voi sapete, fateci sapere. Ma stanno messi cose strane. Sensitive range. Magari. Pokémon! Sulle carte. Dai, apriamo. Non li conosco neanche. Ti ricordi quando facevamo le collezioni? Che com'erano quelle? Di che qualcosa di valore, quindi si rompo. Ma quando mai? Stiamo facendo, andiamo su figurine. Vediamo, raga. Mi esce un fanatico, le voglio, ti pago. Sì. Allora. No, gira. Interessante. Interessante. Oh, raga, questa... Ma allora, ti ricordi quando noi le facevamo con quelli di Dragon Ball? No, ma io non li conosco neanche. No, onesto. Comunque raga, mi vedete senza rossetto questa volta perché mi sono squarciata. Comunque, finita. Ma com'è finita? Yeah, ma siamo seri, ma che è sto corto? Oh, una valigetta! Ma la mai questa valigetta. Ma 8 euro anche no. Cioè, è stata più bella quella da 4 euro. La delusione nei miei occhi si può vedere. Allora raga, questa è una valigetta. Metterci qua? No, forse no. Ma che serio?
Questo è un portapillole, secondo me. Mette le pillole dentro. Dici tu? Raga, vuoi dire di no? Che sei ingombrante. No, vuoi metterci qualche... cosa meglio, che cosa inutile però, Faccio ancora qui. No, perché non si aprono. Si chiude. Ah. Così. E si apre. Ok. No, raga. No, veramente, sta cosa. Sono rimasta molto, a parte che sta cosa che io aprivo e mi spoileravo, anche no. Bruttissima proprio. Brutta. Delusione. Comunque io vorrei prendere, cioè se vogliamo fare apro, però se ci vogliamo divertire, una un po' più consistente. Baby. Guarda, questo è stato un esperimento, quindi voi fateci sapere. Tutte cose fighe, noi solo cose... Quindi raga, fateci sapere che noi ci organizziamo e a noi questi video piacciono, quindi fateci sapere. E quindi niente raga, io e la mia valigetta, secondo me è abbastanza utile, io so che la posso utilizzare tranquillamente. Non la utilizzerò mai. No, seria. Sono davvero sterilizzata. Ok ragazzi, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.